Ciao amici, siamo qui con il sostituto commissario Roberto Mancini che ci racconterà oggi una storia che ha dell'incredibile. Roberto, dici un po' chi sei, cosa fai, cosa hai fatto? Io sono in polizia dal 1980, svolgo attività investigativa dal 1986 e ho lavorato per la Criminal Poll fino al 1997. Mi sono sempre occupato di camorra e nell'occuparmi di camorra ho incrociato il traffico di rifiuti, questo nell'anno 1994. Da lì ho iniziato a indagare sul traffico di rifiuti per 2 anni. Ho consegnato un'informativa nel 1996 di 250 pagine che è rimasta dormiente per 15 anni. Nel 97 sono stato nominato consulente della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, proprio alla luce dell'esperienza trascorsa nell'indagine sui rifiuti. Sì, ma l'informativa che adesso è stata ritirata fuori miracolosamente da qualche polveroso cassetto, riguardava esattamente appunto. Riguardava la devastazione ambientale, l'inquinamento delle falde acquifere nella terra dei fuochi, di fatto. Quindi parliamo di Casal di Principe, Parete, Villa di Briano. Quindi di strettissima attualità, ma tu avevi già scoperto parecchio 15 anni fa, praticamente. Diciamo che il pentimento di Vassallo che è avvenuto nel 2008 non fa altro che confermare ciò che avevo scritto nel 96. Quindi qualcuno evidentemente l'aveva letta, aveva capito che eri esperto di questa materia e vieni chiamato quindi come consulente. Esattamente, avevo chiamato come consulente nel mese di luglio il presidente dell'allora commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, l'onorevole Massimo Scalia, fa richiesta direttamente al capo della polizia per avere una collaborazione a tempo pieno da parte mia, cosa che avviene nel settembre 1997. Quindi nel settembre 97 tu inizi a lavorare a tempo pieno per la commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei Sì. rifiuti. Qui inizia la parte un po' complicata perché poi spieghiamo anche per quale motivo. Inizi a lavorare a settembre e come vieni collocato a livello amministrativo, lavorativo? Io sono un consulente istituzionale, al pari forse del colonnello dei carabinieri che c'era, del colonnello della finanza e del magistrato. Queste sono tutte figure di consulente istituzionale. Tu nello specifico quindi vai a Io lavorare per loro, ma vieni pagato da chi? è come se fosse un distacco da parte di un'amministrazione di uno Stato, un'altra amministrazione dello Stato. Io vengo pagato per l'ordinario dalla Polizia di Stato, per lo straordinario il presidente della commissione Scalia pensa bene di farmi trasferire sia per questioni amministrative e anche per, diciamo, soddisfare una mia presenza costante all'interno della commissione, mi fa trasferire all'Ispettorato Camera dei Deputati dove percepisco un'indennità che viene pagata direttamente dalla Camera. E questo solo e soltanto per il periodo in cui io sono impegnato presso la Commissione. Quindi questo avviene dall'aprile del 98 al 2001, quando viene sciolta la Commissione. Perché Posizione finisce la rinnovata. legislatura? Finisce la legislatura A riprova e del fatto che tu non avevi un vero distacco presso l'Ispettorato Camera. assolutamente no. Tant'è che l'Ispettorato Camera, noi abbiamo verificato, svolge esclusivamente funzioni di sorveglianza della sede e sorveglianza e sicurezza, diciamo, della figura del Presidente della Camera. Quindi quelle che sono le attività che invece tu svolgevi per la Commissione non sono contemplate. Assolutamente Ok, quindi tu vieni pagato da una parte dall'Ispettorato Camera, quindi il Ministero degli Interni, e poi c'è una parte che invece ti viene no. corrisposta Tutto certificato con CUD, quindi. direttamente dalla Camera dei Deputati. E Esattamente. con un reddito, abbiamo letto le carte, che viene assimilato al lavoro dipendente. Assolutamente sì, Quindi ti assolutamente sì. venivano pagate cose, le missioni, che facevi? Venivano pagate sia le missioni che questa indennità di palazzo, si chiama l'indennità di palazzo di fatto, che era mensile, e questa la prendevano, la percepivano tutti i dipendenti dell'Ispettorato Camere di PS. Io ero un dipendente Camere di PS, non svolgevo attività per l'Ispettorato. Ma esclusivamente per la Commissione, perché è così importante andare a sottolineare questa cosa? Perché
perché Roberto, a seguito di questa attività che lui ha svolto, a seguito di tutti i sopralluoghi che ha effettuato nei luoghi più pericolosi, a partire dalla Terra dei Fuochi, le miniere di Germania. Ho iniziato da lì e ho finito appunto con la commissione nelle zone dove appunto sono centrali nucleari piuttosto che impianti di trattamento dei rifiuti, piuttosto che discariche abusive. Questo per 4 anni. E quindi a fronte di questo qua hai avuto l'enorme sfortuna di ammalarti? Nel 2002 mi viene diagnosticato un linfoma non Hodgkin di tipo follicolare. Dopo 10 anni mi viene riconosciuto il nesso causale tra la malattia, tra la neoplasia contratta e la dipendenza da causa di servizio, proprio per la collaborazione che ho avuto con la Commissione parlamentare per le tante missioni svolte. Questo viene citato direttamente nella motivazione che il Comitato di Verifica del Ministero delle Finanze mette allegato al decreto di riconoscimento di causa dipendente da servizio. Che ti ha dato un mirabolante diritto. La mia amministrazione a ben 5.000 euro. Un indennizzo di 5.000 euro. Equo per loro. Quindi praticamente tu che cosa hai detto? A un certo punto hai detto mi rivolgo al mio altro datore di lavoro praticamente, per il quale tra l'altro ho effettuato queste visite che mi hanno procurato questa malattia, e chiedo che si faccia compartecipe del risarcimento, insomma dell'indennizzo. Che cosa ti è stato risposto? Che non ho diritto ad alcun indennizzo perché io non ho mai lavorato direttamente per la Camera dei Deputati, che la mia è una collaborazione gratuita, che il mio è un rischio professionale, dico, da quando in quanto è un rischio professionale in poliziotto. Il rischio professionale in poliziotto è una pistola in terra, non certo. Esatto. E poi hanno cominciato a... Quindi tu hai scritto alla Boldrini, alla Presidente Boldrini, dicendo fatti carico di questa è la mia storia, fammi sapere che cosa... Ho investito i miei avvocati della questione, che hanno scritto alla Camera dei Deputati, e ci ha risposto il capo dell'ufficio legale della Camera dei Deputati, argomentando queste ed altre cose che noi stiamo contro-argomentando con materiale documentale, racconti diretti di quanto effettivamente realizzato all'interno della Commissione. Quindi Roberto, noi ci stiamo occupando di questa cosa perché, come ti dicevo quando ci siamo visti, come cittadini ti ringraziamo e come rappresentanti delle istituzioni ci vergogniamo per questa situazione. Grazie. Quindi stiamo cercando attraverso tutti i nostri mezzi, che sono ovviamente mezzi quello che possiamo fare, di seguire questa storia. Abbiamo presentato un'interrogazione al Ministro dell'Interno proprio perché vada a definire i profili di appartenenza tua al Ministero, alla Polizia, e definire anche tutto quello che è la parte della Camera dei Deputati. Abbiamo scritto alla Presidente Boldrini per ricevere decine di migliaia di firme a sostegno della tua situazione, che attraverso un sito change.org molti cittadini hanno spontaneamente sottoscritto, e stiamo cercando appunto di avere delle risposte. Abbiamo anche scritto direttamente all'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, alla Presidente Boldrini, proprio per avere un impegno a risolvere questa situazione. Io vi ringrazio perché voi spontaneamente avete fatto propria le ragioni della mia causa nei confronti delle istituzioni. Vi ringrazio per i passaggi, soprattutto per la velocità dei passaggi con cui state procedendo. Non posso far altro che... No, siamo noi che ringraziamo. Per l'esempio di servizio e dedizione. Grazie veramente di tutto.